Ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato tutte le chiavi del vero laboratorio e le abbiamo tutte quante inserite nelle rispettive segature. Ora la stanza della corrente dovrebbe essere finalmente accessibile e abbiamo lasciata le varie cose che sarebbero successe per questo episodio. Dunque, signore, salviamo ed ecco fatto. Qui c'è l'ascensore. Questa volta qui gli schemi sono tutti spenti e va bene. E allora noleggiamoli. Abbiamo battuto tutti i poveri mostri che sono stati soggetti a esperimenti e che sono ancora vivi. Ed è il momento di accendere la luce. Sembra essere ciò che controlla le leggi dell'ascensore. Lo accendi? Sì! Aiuto! Sono tornate! Ciao! Ciao ragazzi! Ehi! Ferme! Ah, vi ho preso del cibo, ragazzi, ok? E abbiamo scambiato per il pranzo. Scusami. Diventano poco socievoli quando non vengono nutriti in tempo. Comunque, l'energia è andata via e ho cercato di farla ritornare. Ma sembra che tu sia stato un passo davanti a me. Questo è stato probabilmente una grande inconvenienza per te, ma apprezzo che tu sia venuto qui, intornato qua. Come ho detto, ho spaventato di poter, non tornare. Ma questo non per quelle cose laggiù, eh? Ero solo preoccupata, per il fatto che sei stata troppo spaventata, a dirti la verità. Sarei potuta scappare o fare qualcos'altro? Con codardia. Io suppongo che ti debba delle spiegazioni. Come probabilmente saprai, Asgore mi chiese di studiare la natura delle anime. Durante le mie ricerche ho isolato un potere chiamato determinazione. L'ho iniettato dentro dei mostri morenti così che le loro anime potessero durare dopo la morte. Ma l'esperimento fallì. Hai visto, vedi, rispetto agli umani. I corpi dei mostri non hanno abbastanza materia fisica per conservare tutta quella dose massiccia di determinazione. I loro corpi cominciano a sciogliersi e perdere la loro fisicità, la fisicità che avevano. E molto presto tutti i soggetti si sciolsero in quelli. Vederli così. Lo so, sapevo, vedendoli così sapevo che non avrei potuto dire nulla alle loro famiglie. Non potevo dirglielo. Non importa quanto mi chiedessero. Ed ero troppo spaventata dal fare ancora più lavoro sapendo che tutto quello che avevo fatto finora era stato un fallimento catastrofico. Ma ora. Ho cambiato idea al riguardo. Andrò a dire a tutti quello che ho fatto. Sarà difficile, sarà dura. Adesso onesti, credo in me stessa. Sono sicura che ci saranno momenti in cui dovrò essere forte. Sono sicura che ci saranno momenti in cui manderò tutto all'aria di nuovo. Ma sapere nel profondo che ho amici su cui contare. Mi fa sentire come se sarà tutto più facile, come se sarà tutto più facile. So che riuscirò a cavarmela anche da sola. Grazie. Andiamo, ragazzi. È il momento per tutti di andare a casa. Oh. La musica è sparita quando la musica finisce. Non è bello. Bella faccia. Nota numero 8. Non sembra però la nota di Afis perché mi pare che l'abbiamo già letta la nota numero 8 di Afis, quindi questa è la nota numero 8 di qualcun altro. Ho scelto un candidato. Non l'ho ancora detto a Dasgor perché voglio sorprenderlo con ciò. Nel centro del suo giardino c'è qualcosa di speciale. I primi fiori dorati che sono cresciuti tra tutti gli altri. I fiori dal mondo esterno. Sono apparsi
poco prima che se ne andasse la regina. Mi chiedo cosa succederebbe se qualcuno senza un'anima guadagnasse la volontà di vivere. Nota numero 18. I fiori se ne sono andati. Parla di Flowey. Flowey non ha un'anima, è vuoto, ce l'ha chiaramente detto, quindi non ha la capacità di provare effettivamente emozioni, l'unica cosa che sa fare è uccidere, eccetera, eccetera, eccetera. Parla di Flowey. Quindi qualcuno che una volta era vivo si è reincarnato in un fiore che è poi divenuto Flowey. Una voce che non hai mai sentito prima. Con quale didascalia me lo stai dicendo, gioco? Chara, sei lì? È passato un sacco di tempo, vero? Noi non siamo Chara. Lo avete capito, vero? Ma tu sei stato bravo. Grazie a te. Tutto è finito in un unico posto. Chara, ci vediamo presto. La porta è chiusa da delle piante. Aspetta, prendo l'ascensore. Prendo l'ascensore per fare tutto più in fretta. Sono spariti i salvataggi. Non è bello. Non ci resta che ritornare qui alla fine da Asgore, che ci aveva detto Svea cosa la fai, mi raccomando falla. E così siamo tornati. Questa è la barriera, ce lo ripete. Questo è ciò che ci tiene tutti intrappolati qua sotto. Se per caso tu hai ancora qualcosa di infinito da fare, ti prego, fa ciò che devi. Continuare, tornare indietro. Non ho scelta. Capisco. Questo è quanto, allora. Pronto? Ecco, le sei anime. La storia si sta ripetendo, una strana luce riempie la stanza. Il tramonto sta splendendo attraverso la barriera. Sembra che il tuo viaggio sia giunto al termine, sia finalmente finito. Sei riempito di determinazione. Umano, è stato bello conoscerti. Addio. Mi sembrava familiare quella fiammella, eh? Che creatura miserabile per torturare un giovane così povero e innocente. Non aver paura, bambino mio. Sono io, Toriel, la tua amica e guardiana. All'inizio pensavo che ti avrei lasciato fare il tuo viaggio da solo, ma non riuscivo a smettere di essere preoccupata per te. La tua avventura sarà stata pericolosa. E ultimamente, ti avrebbe costretto ad una scelta terribile. Per lasciare questo posto avresti dovuto prendere la vita ad una togliere la vita ad un'altra persona. Avresti dovuto sconfiggere Asgore. Comunque ho realizzato di non potertelo lasciare fare. Non è giusto sacrificare qualcuno semplicemente per qualcun altro, per lasciare qualcun altro, che lasciare che qualcun altro se ne vadi. Non è quello che ho cercato.
Non è quello che ho cercato di prevenire per tutto questo tempo? Quindi per ora sospendiamo la battaglia. Quanto è terribile Asgore. Merita pietà, anche lui merita pietà. Tori? Sei tornata! Non chiamarmi Tori, Dreamur. E tu, guarda, ragazzi, dovete guardate le ragazze sono senza prezzo, le facce di Asgore, continuate a guardare. Sei patetico. Se davvero volevi liberare la nostra razza, avresti potuto attraversare la barriera dopo aver preso solo un'anima, prenderne 6 da altri umani, per poi tornare e liberare tutti quanti pacificamente. Ma invece hai fatto vivere tutti quanti nella disperazione. Perché preferiresti aspettare qui, aspetta sperando che qualche altro umano non torni mai più? Tori, hai ragione. Sono una creatura miserabile, ma pensi che possiamo almeno essere di nuovo amici? No, Asgore. Asgore, umano! Nessuno deve combattere, nessuno combatta! Tutti quanti diventeranno amici, altrimenti io! Ciao, io sono Toriel! Ah, sei un amico dell'umano? È bello conoscerti! Sì? Piacere mio! Ehi, Asgore, è la tua ex quella? Gì, perché è difficile, piuttosto lo so come ti senti, bello. Ehi, che nessuno combatta! Oh, sei un altro amico, sei un'altra amica? Io sono Toriel, ciao! Ciao! Ci sono due? Ehi, nessuno combatta! Se qualcuno combatte... Allora, dopo so, forzato, a chiedere l'aiuto di Undyne. Ciao! Oh, ciao, vostra maestà! Psst, ehi, umano! Asgore si è sdoppiato? Asgore si è tagliato i capelli e si è clonato? Ecco, Sans pure. Ehi, ragazzi, come va? Quella voce! Ciao, penso che noi ci conosciamo? Oh, ehi, anch'io ho riconosciuto la tua voce. Io sono Toriel, è un piacere conoscerti. Io mi chiamo Sans, piacere mio. Oh, aspetta, allora, tu devi essere, quello deve essere tuo fratello Papyrus. Saluti Papyrus, è così bello conoscerti finalmente. Tuo fratello mi ha contato un sacco di cose su di te. Wowie! Non riesco a credere che Chloe di Asgore sappia chi sono! Questo è il giorno più bello della mia vita! Ehi, Papyrus! Cosa fa? La devo leggere in inglese. What does a skeleton tile his roof with? Roof tiles a prova di neve? No, stupido! A skeleton tiles is roof with. Cioè, uno scheletro tiles. Cioè, tipo fa scocchiare, una roba del genere, le sue cose con. Shin Glaze. Che non so cosa sia, però Shin. Scritto Shin come l'ho letto. Shin Glaze. Shingles. La faccia di Papyrus è. Ho cambiato idea! Questo è il peggior giorno della mia vita. Perché ho scoperto che anche Toria c'ha lo spirito delle F2 come fratello. Che guardatelo lì, che contento. Guardatelo lì come contento. Andiamo, Asgore, è andato tutto bene? L'arco Asgore che piace. Paralizza, petrificati in quella forma, in quella posa, in quella faccia. Ci sono un sacco di pesci nel mare. Sì, Asgore. Andai ha assolutamente ragione riguardo alla cosa dei baci. Dei pesci, scusatemi. E qualche volta devi smettere di continuare a rincorrere mostri pelosi e semplicemente cercare di conoscere un altro pesce molto carino. È una metafora. Beh, penso che sia una bella analogia. Oh mio Dio! Vi state già per baciare? Il pubblico sta morendo per qualche azione romantica, scena romantica! Tanto me, tanto da dietro le quinte che abbiamo capito che ha ripreso a funzionare. Alvis l'ho finalmente aggiustato. Ehi, sta zitto! Cielo, mi dà sui nervi quel tizio. Giusto, Alvis? Alvis?
No, hai ragione. Facciamolo! Puntini, puntini, domanda tantissimi. Beh, immagino, se vuoi, allora... non trattenerti! Aspettate! Non di fretta all'umano! Ah, giusto! Ragazzi, le cose... Le ragazze, perché sono ragazze, le cose romane, le cose intime, non le cose le lasciamo per un altro momento, non davanti ai bambini, diciamo, ecco. Ah, è giusto! Scusa! Ricordiamoci che fosse il nostro protagonista, il nostro personaggio di 10 anni. Comunque, mi sono un po' lasciato trasportare. Bambino mio, sembra che tu dovrai stare qui per un po'. Ma guarda quanti grandi amici ti sei fatto. Penso che sarai felice qua giù. Ehi, questo mi ricorda una cosa. Papyrus, hai chiamato tutti, giusto? Beh, anche oltre a lei. Comunque, se io sono arrivata qui prima di te... Come facevi? Come hai fatto? Come sapevi? Come hai fatto a sapere come chiamare tutti quanti? Diciamo solo che un piccolo fiorellino mi ha aiutato. Oh no! Oh no! Quando stesso ci aveva detto che ogni tanto quando Papyrus era solo appariva un fiore a parlargli. Un piccolo fiore? Idioti! Mentre voi ragazzi stavate facendo le vostre cosucce, io ho preso le anime umane. Ed ora nessuno, non solo coloro sotto il mio potere, ma tutte le anime dei tuoi amici saranno mie. E sai qual è la cosa migliore di tutto questo? È tutta colpa tua! Tutto perché hai fatto in modo che ti amassero. Tutto il tempo che hai speso ad ascoltarli, incoraggiarli, volergli bene. Senza questo non sarebbero mai venuti qua giù. Ed ora con le loro anime e gli umani tutti assieme, io raggiungerò la mia vera forma. Perché sto ancora facendo tutto questo? Non lo capisci? Questo è tutto solo un gioco. Se te ne vai da sottosuolo soddisfatto, vincerai il gioco. Se vinci, non vorrai più giocare con me. E cosa dovrei fare allora? Questo gioco tra noi non finirà mai. Ti metterò la vittoria davanti quando finalmente potrai raggiungere, finché la potrai raggiungere. Per poi strappafate, per poi tirartela via all'ultimo respiro. Ancora e ancora e ancora. Ascolta. Se vuoi sconfiggermi, se mi sconfiggerai, ti darò il tuo finale felice. Happy ending, letteralmente. Ti porterai indietro i tuoi amici. Distruggerò la barriera. Tutti quanti saranno finalmente soddisfatti. Ma non succederà. Ti terrò qui, non importa come. Anche se ciò significa ucciderti un milione di volte. Il fuoco! Cosa? Non aver paura, bimbo mio. Non importa cosa succederà. Noi saremo sempre qui per proteggerti. Mi ha curato. Ora attenzione, le lance e le ossa. Ha ragione, umano, tu puoi vincere. Fai solo quello che io farei. Credi in te. Ehi, umano, se sei riuscito a passare sopra di me, potrei farlo con chiunque. Quindi non preoccuparti, siamo tutti con te in ogni caso. Non l'hai ancora battuto, sto tipo? Andiamo, non è nulla contro di te questo. Tecnicamente è impossibile per te batterlo, ma in qualche modo so che ce la puoi fare. Umano, per il futuro degli umani e dei mostri, tu devi restare determinato. Se
siamo tutti con te, andiamo, ce la puoi fare. Cioè, no, incredibile. Questo non può star succedendo davvero. Un'altra trollata. Tu, voi. Non riesco a credere quanto voi siate tutti così stupidi. Tutte le vostre anime sono mie! La luce! La luce! Esplode tutto! Non è esploso niente. Finalmente. Ero così stufo di essere un fiore. Ciao. Sei lì? Sono io, il tuo migliore amico. Ah sì, è il Dreamwork. È la fine. Ragazzi, ci siamo! Proviamo, spera! Ti stringe, regge le tue speranze. Hai ridotto, per questo turno riceverai meno danni. Ragazzi, ci siamo! Questo è il boss finale, vero? È la fine. Sonia, pensi perché sei qui? Riesci a sentire lo spazio vuoto del tuo inventario diventare sempre più piccolo. Mamma mia, ragazzi, c'ho i brividi. No, tutto troppo bello, tutto troppo bello. In generale, tutto quanto. Attenzione! L'ho schivato incredibile. Asa sta caricando Shock e Breaker, che non so cosa sia. Sta di fatto che anche su noi sta sbrilluccicando. Speranza, continua a resistere. Il danno è ridotto, ho recuperato anche punto vita. Sai, non mi interessa più di distruggere questo mondo. Ah, questo Shock e Breaker. Ok. Asriel sta preparando Spada del Caos. Continua a resistere. Viene ridotto il danno. Dopo averti sconfitto e ottenuto il controllo totale sulla linea del tempo, resetterò semplicemente tutto quanto. Ok. Schivato. Shock e Breaker di nuovo, i fulmini. Continua a resistere, il danno è ridotto. Tutti i tuoi progressi, ricordi tutti. Li riporterò tutti quanti a zero. Li riazzererà tutti. Aia, mi sono fatto male cane. Se muoio riparto dal turno prima. Star Blazing. Vai, spera, continua a resistere, il danno è ridotto. Poi faremo tutto quanto di nuovo. Cavacca. Ma si è rifiutato. Mi sono rifiutato di morire. Vai, spera. Non mi ricordo. Non mi pare di ricordare che siamo ripartiti adesso. Questo qui era, non mi ricordo più il turno. Comunque, siamo ripartiti da qualche turno prima. Ok, non ce la possiamo fare, ragazzi. Non si può perdere. Continua a resistere, il danno è ridotto. Ok, adesso dobbiamo ritornare al punto di prima. Ok, eravamo rimasti qui prima, no? Ok, quindi partiamo da tipo 2 turni prima. Porca vacca. Asa sta preparando Chaos Buster. Ok, questo è nuovo. Spera, 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 continua a resistere. E tu sai qual è la parte migliore di tutto questo? No, quale? Che tu lo farai. Tu lo hai fatto. Tu lo farai. Aiuto, il paraggio. No, di nuovo le spade del caos. Resisti, resisti.
E poi prenderei contro di me ancora. Non guardo più neanche il danno, sinceramente. Penso a schivare e basta. Asle, prepara. Mangia qui qualcosa che non voglio tutte le volte ricarico, partire da qualche turno. E ancora. Spera, spera. E ancora. Sta cambiando schema. Perché tu vuoi un happy ending, letteralmente, un finale felice. È quello che tutti vogliono quando giocano un gioco, sinceramente, penso. L'happy ending. A nessuno piace quello brutto di finale, vero? Solo ai sadici. Oppala. Mangia, mangia qui. Sta preparando non so cosa. Perché tu vuoi bene ai tuoi amici. Aia, mi sono fatto un male cane. Facciamo ancora spera. Perché tu non ti arrenderai mai, tra virgolette, sempre. Oh, mi vuoi fregare? Mi ha fregato. Va a cagare. Da quale turno sono ripartita? Aiuto. Io mi rifiuto di perdere, letteralmente. Che bello quando questa. Mi sembra un po' come quando in. Sapete cosa mi sembra? Un po' come quando in. Un po' come quando in Pokémon il tuo Pokémon, visto che ti vuole bene, si resta con un solo punto vita. Stessa roba. Si rifiuta di svenire. Ok, sono partita da due, tipo neanche un turno prima. Ok. Asle prepara Shocker Breaker. I due, Shocker Breaker 2. Ci ha aggiunto il 2 agli attacchi. Non è delizioso? La tua determinazione. Il potere che ti ha permesso di arrivare così lontano. Sarà la tua rovina. Aia, mi sono fatto un male cane, sono andata dritto in un fulmine. Ora, basta giocare. È il momento di sistemare questa linea temporale una volta per tutte. Oh, sai, che cazzo è? Mi rifiuto, via! Ho uno di vita. Anche dopo questo attacco sei ancora in piedi? Wow, dav sei davvero qualcosa di speciale. Ma non disturbarti. Fino ad adesso ho utilizzato solo una frazione del mio reale potere. Vediamo quanto è forte la tua determinazione contro questo. Sei letteralmente allargato. Oh cazzo, Asia ti blocca la strada, non posso muovere, posso solo agire. Muoviti, riesci a muovere il tuo corpo. A me è il mio vero potere. L'ho visto. Ok, è andato fuori di testa. Sforzati, sforzati, riesco a sentirlo. Tutte le volte che muori, la tua presa su questo mondo scivola via. Ogni volta che muori, i tuoi amici si dimenticano di te sempre di più. La tua vita finirà qui, in un mondo dove nessuno ti ricorderà. Vabbè, è ovvio che lui pensa più sia reset. L'intero mondo sta finendo. Riesci a muovere il tuo corpo. Ancora stai esistendo. Va bene. E tra pochi istanti ti dimenticherai tutto, no? Questa attitudine che ti serve. Questa attitudine ti servirà nella prossima vita.
Il tuo mondo sta finendo, riesci a muovere il tuo corpo. Ancora? Andiamo! Mostrami di cosa è capace la tua determinazione! Ancora, porca puttana, io mi rifiuto di morire, ho detto! Sforzati, non riesci a muovere il tuo corpo, non è successo nulla. Ti sforzi, non è successo nulla. Provi a raggiungere il tuo dato di salvataggio, non è successo nulla. Provi ancora a raggiungere il tuo dato di salvataggio, non è successo nulla. Sembra che salvare il gioco sia veramente impossibile. Ma forse con quel piccolo potere che ci è rimasto puoi salvare qualcos'altro. Salva i miei amici! Vai, salvali! Raggiungi l'anima di Asdel e chiami i tuoi amici. Sono lì da qualche parte, no? Nelle profondità dell'anima di Asdel qualcosa sta rispondendo. L'anima perduta compare. Vai, agisci. Fai scontro. Ti scontri con l'anima perduta con tutte le tue forze. Senti il tuo spirito combattivo. In qualche modo le è familiare. Tutti ormai moriranno. Devo ricombattere praticamente contro tutti i miei amici. La ricetta, le chiedi di insegnarti a cucinare. Non so perché, ma in qualche ma vuole cucinare, vuole insegnarti come fare. Tu sei il vero nemico. Sono tipo le ombre delle anime. Le sorridi. Dai un grosso sorriso all'anima, come se ti ricordassi che le piace. Improvvisamente i ricordi ritornano. Beh, alcuni umani vanno bene, immagino. Senti qualcosa di debole risuonare dentro Asriel. Vai, Alphys. Nelle profondità dell'anima di Asriel qualcosa sta risuonando. Vai. Passa l'anima perduta. Facciamo Nerd Out. Le chiedi il suo cartone preferito. Lei a malapena resiste dal darti una enorme risposta. Tu mi odi, vero? Gli attacchi di metal sono via. Ah sì, però. Aia, aia, aia. Basta i bacini. Mi incoraggi. I quiz. Chiede all'anima perduta di ritornare una domanda di un quiz. Lei si trattiene da darti la risposta. Devo continuare a mentire. La chiamiamo. Chiami l'anima sul telefono. Comincia a sudare. Improvvisamente i ricordi ritornano. No, non è vero. I miei amici come me. I miei amici mi adorano. I miei amici mi vogliono bene. E anch'io ti voglio bene. Vai, Papyrus. Nella profondità di Asia qualcosa sta risuonando. Ah, Papyrus e Sessi, tutte e sei, perché praticamente i loro attacchi sono della stessa natura. Diciamo l'anima perduta. Una ricetta. Gli chiedi di cucinare qualcosa per te. Sta cercando di nascondere la sua gioia. Devo catturare un umano. Arrenditi e basta, come ho fatto io. Madonna che. Sembra depressissimo, Sessi. Aiuto, che male. Adesso all'altro facciamo una brutta battuta. Dice una brutta battuta sugli scheletri. Sembra adorarla, ma l'altra sembra odiarla. Perché ci provi pure? Allora, ragazzi, è abbattutissimo. Judgment, dai, giudizio. Chiede all'anima perduta cosa ne pensa riguardo a quello che hai fatto. No, non so cosa voglio dire, però solennemente. No, aspetta, tu sei mio amico. No, faccio il tipo per te, ragazzino. Vai, mancano loro due. Il re e la regina. Chiediamo la vera di lei. Facciamo un po'. La abbracciamo. Abbracci l'anima perduta e dici che la rivedrai ancora. Qualcosa. A lei le suona molto familiare. Questo è per il tuo bene, perdonami per questo. Adesso parliamo all'altra. Parla. Dice l'anima perduta che salverai tutti. Qualcosa risuona dentro di lui.
Questo è il mio dovere. Nessuno se ne andrà ancora. Arriva perduta, resta lì. Chiediamo la preferenza all'anima sinistra. Dice all'anima perduta che preferisci la cannella al... non mi ricordo come si chiama l'altro. In qualche modo sente di avere il debolmente di aver di averla già sentita questa. Continui. Parliamo all'altra. Pietà. Dici all'anima perduta che non gli vuoi fare del male, non importa, non importa. Improvvisamente i ricordi ritornano. Il tuo destino è nelle tue mani ora, tu sei il nostro futuro. Li abbiamo salvati tutti, senti i tuoi, le anime dei tuoi amici suonare dentro Asriel. Qualcun altro, eccolo qui. Stranamente, nonostante i tuoi amici ti ricordino, qualcos'altro stai cominciando a risuonare dentro Asriel, dentro l'anima. Sempre più forte. Sembra che ci sia ancora un'ultima persona che abbia bisogno di essere salvata. Ma chi? Improvvisamente realizzi. Raggiungi l'anima e chiami il suo nome. Eh? Che stai facendo? Senti l'anima dei tuoi amici suonare dentro Asriel. Cosa hai fatto? Cos'è questa sensazione? Che mi sta succedendo? No, no, non ho bisogno di nessuno! Fermati! Stai lontano da me! Mi hai sentito? Ti metterò da parte! Chara, sai perché sto facendo tutto questo? Pensa che noi siamo Chara, ma noi non siamo Chara, perché nel filmato abbiamo visto che Chara c'ha una maglietta con una striscia sola, noi ne abbiamo due. Perché continua a combattere, per farti, per tenerti in giro, per farti lasciarti in giro? Lo sto facendo perché tu sei speciale, Chara. Tu sei l'unico che mi capisce. Tu sei l'unico che si è mai divertito a giocare con me. No, non è solo quello. Io lo sto facendo perché ti voglio bene, Chara. Ti voglio bene più di chiunque altro. Non sono pronto per vedere la fine di tutto questo. Non sono pronto per vederti andare via. Non sono pronto per dirgli a qualcuno come te ancora. Quindi per favore, smettila di fare tutto questo! E lasciami vincere! Smettila! La vita 00,010001. Smettila subito! 0000, ragazzi, non si vede il numero. Eccolo, adesso lo vedete. Chara. Sono così solo, Chara. Ho tanta paura, Chara. Chara, io. Mi dispiace. Sono sempre stato un piagnucolone, Chara. Lo so. Tu non sei Chara, vero? Chara sei andato da molto tempo. Cosa? Qual è il tuo nome? Frisk? È un bel nome. Frisk.
Non mi sono sentito così da molto tempo. Da fiore ero senza anima. Vi rinnegavo il potere di amare le altre persone. Comunque, con le anime di tutti quanti dentro di me, non solo ho riavuto indietro la mia compassione, ma riesco a sentire anche quelle di tutti gli altri mostri. Tutti si vogliono bene l'un l'altro così tanto e voglio bene anche a te, Frisk. Vorrei tanto poterti dire quello che tutti quanti sento nei tuoi confronti. Papyrus, Sens, Undyne, Alphys, Toriel. I mostri sono strani. Sebbene ti conoscano a malapena, sembra che tutti quanti ti vogliono un modo di bene. Frisk, io. Capisco se tu non riesci, lo capisco se non riesci a perdonarmi. Lo capisco se mi odi. Ho agito in un modo così strano e orribile. Ti ho fatto del male. Ho fatto del male a così tante persone. Amici, famiglia, compagni. Non c'è scusa per quello che ho fatto. Ma io sono di buon cuore. Perdona. Cosa? Frisk, andiamo. Sai, mi stai per far piangere di nuovo. D'altronde, anche se mi perdonerai, non potrò tenere queste anime dentro di me. Il minimo che posso fare è restituirle. Ma prima c'è una cosa che devo fare. Proprio ora riesco a sentire tutti i cuori battere all'unisono. Tutti stanno bruciando con un unico desiderio, con il potere di tutti. Con la determinazione di tutti, è il momento per i mostri di finalmente essere liberi. Attenzione. E i cuori degli umani sono... I cuori dei mostri sono al rovescio. La barriera è stata distrutta. Frisk, devo andare ora. Senza il potere di tutte le anime, non posso mantenere questa forma. Entro pochi istanti. Ritornerò ad essere un fiore. Smetterò di essere me stesso. Smetterò di essere in grado di sentire ancora l'amore. Quindi, Frisk, è meglio per te se ti dimentichi di me, ok? Vai con le persone che ami. Confortalo. No, che gli tira il pacco sulla spalla, solo con la carezza. Non voglio lasciare andare. Frisk, sai, hai fatto, hai, stai, sai, fai grandi cose, ok? Non importa quello che farai. Tutti quanti saranno lì per te, ok? Beh, il mio tempo sta scadendo. Addio. Comunque, Frisk, prenditi cura di mamma e papà per me, ok? Certo. Adesso che ci sono, ragazzi, adesso ci sono le battute finali, però sarà meglio che me le tenga per il prossimo episodio perché altrimenti questo episodio non riusciamo proprio a vederle tutte. Quindi, signori, fermiamo l'episodio qui e il finale del gioco definitivo lo vediamo la prossima volta.